Napoli vince 2-1 con la Cireale, mette la firma sul suo terzo successo consecutivo e batte una diretta concorrente per la salvezza. Primo tempo avaro di grosse emozioni, al quinto minuto ci prova Ragosta a sbloccare il risultato su veloce ripartenza della propria squadra, ma la sua conclusione dai 30 metri finisce alta. Al ventesimo invece è Mallardo a non trovare la via del gol, bello il cross di Montano, ma l'attaccante agropolese non riesce a deviare di testa. Per vedere la Cireale dobbiamo andare al 36esimo quando Corso prova una conclusione da posizione defilata, la palla viene deviata e poi Vaccaro para senza problemi. Al 42esimo è ancora la Cireale, questa volta con puntoniere, ma anche la sua conclusione è senza fortuna. Sul rovesciamento di fronte l'Agropoli va vicinissima al gol, formidabile dal limite, prova una parabola che si spegne di pochissimo al lato del palo difeso da Romano. L'ultima occasione dei primi 45 minuti la regala ancora il numero 10 Corso, che da pochi passi prova la conclusione, ma bravo Vaccaro a deviare in qualche modo, poi Altobello spazza via la sfera. Si va quindi all'intervallo sul risultato di perfetta parità, 0-0. Nella ripresa il ritmo cambia, l'Agropoli entra in campo più motivata e al primo minuto riesce già a trovare il gol, calcio d'angolo di Ragosta, mischia in aria, il pallone arriva a Mallardo che a botta sicura batte Romano, 1-0 ed esultanza di Mallardo che va ad abbracciare il compagno di squadra Landolfi. Il tecnico dei siciliani passa ai ripari e inserisce Rabbeni, che entra in campo con una vistosa fasciatura alla testa. Sarà proprio lui a mettere in difficoltà l'Agropoli al 12esimo, incursione in aria, tiro e palla che finisce fuori a fil di palo. Un minuto dopo l'Agropoli però trova il raddoppio, ancora sull'asse Ragosta Mallardo, cross del primo per il secondo, rete. 2-1, è bello il gesto di Mallardo che con un colpo di testa batte per la seconda volta Romano. Al ventesimo la Cireale prova a rifarsi sotto, Rabbeni a tu per tu con Vaccaro in disperata uscita non riesce a fare gol, salva con i piedi il portiere che oggi sostituiva lo squalificato Capozzi. Al ventinovesimo invece è Ragosta che prova la conclusione dal limite, palla di poco fuori. Andiamo ora al 31esimo quando la Cireale schiaccia il piede sull'acceleratore e trova il gol con Trofa, che è bravo a superare due difensori dell'Agropoli e poi a beffare Vaccaro. 2-1, impreparata in questa occasione la difesa dei Delfini. Al 33esimo l'Agropoli rischia ancora con Rabbeni la Cireale, la sua conclusione però viene deviata in angolo. A nulla serve il forcing dei siciliani, l'Agropoli si difende e riesce a portare a casa un risultato importante, tirandosi fuori, almeno per il momento, dalla zona play-out. Il campo ci ha penalizzato moltissimo perché non abbiamo potuto sviluppare il nostro solito gioco, che era quello appunto di dover sfruttare molto, molto di più le fasce laterali, soprattutto con la gente che veniva da dietro, e siamo stati molto, molto bloccati, non abbiamo creato superiorità numerica sulle fasce laterali e quindi non riuscivamo a neanche a pressare molto alto, quindi il primo tempo è stato più che altro di controllo. Questo non tanto mi è piaciuto perché avremmo dovuto attaccare di più alti, fare un pressing molto più alto e sfruttare molto di più le fasce laterali. Soprattutto Montano, siamo abituati a averlo anche spingere di più. Ma sia a destra, sì, ma anche a destra, quindi c'era più bisogno di sfruttare queste catene di gioco che con un campo così probabilmente non ha funzionato. Però poi dopo nel secondo tempo, quando soprattutto all'inizio del secondo tempo, quando abbiamo pressato molto più alto, abbiamo sfruttato meglio le fasce laterali, le cose sono andate molto ma molto bene. Mister, in confronto alle altre partite sempre vinte con un risultato anche abbastanza largo, senza mai soffrire, oggi invece soprattutto gli ultimi minuti la Cireale ci ha messo molto in difficoltà e si è sperato anche il pareggio. Sì, in virtù del fatto che secondo il mio punto di vista il campo ci ha penalizzato perché non possiamo manovrare su questo campo, quindi eravamo costretti un pochettino a buttare la palla lì davanti e cercare un pochettino di giocare sulle seconde palle, ma noi non siamo abituati a fare questo e quindi abbiamo sofferto parecchio.